Allora, innanzitutto, prima di iniziare con questa relazione, Prendi questo poccio in sé, mi sarebbe dato. un ringraziamento sentito, più che doveroso, all'Istituto di Cultura Italiana. Grazie, Non non si si sente. sente? Ricomincio. Allora, un Dico cerca. ringraziamento doveroso all'Istituto di Cultura Italiana. Cerca di essere istituto, italiano come istituto della All'Istituto cultura. di Letteratura Datemi istituto che mi genera studio nel nostro programma. e alla Facoltà di Pedagogia per Isa Facultet l'invito. dell'Università Innanzitutto una precisazione sul titolo che ho scelto per questa conversazione. Il mare e il ventre di Napoli, Antonio Ranieri e Anna Maria Ortese. More i Utro Banacoli, Antonio Ranieri e Anna Maria Ortese. Napoli, forse più di qualsiasi altra città nata e cresciuta sul mare, Napoli, molto vicino, bilo con drugo grada, coi enamoru. è legata ad una visione da cartolina che vedete nella Vesa prima isi immagine, uca una rasbetizia. in cui non sono mai mancati il sole, il Vesuvio In e il tanto si Golfo. dica nelle vostre sunze, Vesu, E il Golfo, il mare, il Golfo di Napoli. In questi termini la descriveva Plinio il Vecchio, e tacco obiacinava oblimie, cari. che scriveva di una terra che è dedita ai commerci Poi oppisiva osemiu coi asse bavi tregovino. e che per incoraggiare gli umani stende le sue braccia nel mare. I coi da posta qua, iude, pruge sue ruchi prima moro. Eppure Napoli, Ai pacnapul. città che dalla collina digrada verso il mare, Grad cois pruge od presulto brda, znaczy plane prema moru. ha sempre vissuto la contrapposizione tra l'alto e il basso. Ove che giive o calcolato i contrapposizioni giù vicine i misi, visto che della i misi. La luce e l'oscurità, il paradiso e l'inferno. Svetlost i tama, rai i pacao. Come scrisse già Dumas, Alexandre Dumas, Caoste vecchi o tome glorio dima. Napoli è costruita da anfiteatro. Napoli ima obliqui, sgregene cao anfiteatro. E quindi, La prima tome. eccetto i lungomari, Ossim onidelova coi sudus mora. tutte le strade Se si ulite. trovano su pendii erti, ripidi, Se nalase neca con isbrdo. sui quali si può andare soltanto in calesse. Coi me, do coi chimomuci doci siamo coci. Basta aggiungere che poi nei Campi Flegrei è la zona comunque, Ah, ad est di ricordo che Napoli, ad est di Napoli, oblasti Napoli a Campi Flegrei. c'è il vulcanico lago d'Averno, Posto Jezero, Vulcansko Jezero. dove gli antichi posero la porta dell'inferno. Adesso, necada posta di evrata pacla. Quindi l'origine del culto dei morti forse va ricercata proprio in Naci, questi luoghi. corretto, culta mrtvih, možda treba tražiti upravo na ovim mestima. E quindi Napoli è sì il luogo del sole, Napoli este messo sunza. ma è anche il luogo delle potenze infere e della morte. Ali i mesto ctonici naci snaga. La sirena Partenope, Sirena Partenope sta sirena. rifiutata da Ulisse, Coi odio, coi ulix odio, è morta sul lungomare, one upro umr la dus mora. dove le fu eretto un tempio Adesso io già sgradi li fram. dai coloni greci. Adesso io grazie sgradi li fram. E questa è una fontana Tue fontana. che la ricorda Poi proprio sul forse lungomare. sireno dus mora. Del resto, le sirene Vostro sirene. sono dee della morte e dell'amore insieme, Supogine ismerti iuba vistrem. ma sono compagne della regina degli inferi. Alissu i pratiglie, priatelice pratiglie, cralice pacco. E il Vesuvio, Avesu. che domina il paesaggio, Poi dominire al paese è come tutti gli altri vulcani.
a metà strada tra l'alto e il basso. E kao i svaki drugi vulkan na pola puta između visine i nizine. La vetta si erge verso il cielo e la gola custodisce un magma infuocato. E speriamo che lo custodisca ancora. Quindi non è possibile dimenticare una Napoli sotterranea. Ancora oggi visitabile a 40 metri di profondità. Fatta di tufo. Tufo giallo, è la pietra porosa. E forse per questo Walter Benjamin definì Napoli città porosa, una città che assorbe. Ed è stato il primo, o tra i primi, a contestare il luogo comune sui colori vivaci della città. Ed è stato il primo a dire che Napoli è grigia, in realtà. Una scrittrice napoletana, Fabrizia Ramondino, per parlare della sua città di Napoli, ha utilizzato l'immagine del caleidoscopio. Però ha detto che i colori della città risaltano perché lo sfondo è tutto grigio. Quindi torniamo al titolo. Napoli è più città nella stessa città? È più luoghi nella stessa città? E insieme luce e buio? Ventre e mare. Utroba e more. Il ventre del titolo Utroba na cui si odnosi naslov ricorderà un altro titolo molto più famoso. Forse c'è un drugi naslov čuveni, quello di Matilde Serao, della Matilde Il ventre Serao, di Napoli. Serao che si nazva Utroba Napoli. Che fu pubblicato nel 1884. Di cui ovviamente non si dovesse sostenere. La scrittrice lo definì un grido dell'anima. Spisateljica ga je definisala kao krik da duše. Per salvare Napoli. Da bi spasila Napoli. Perché la Serao mise a nudo le viscere. Quindi la parte interna. Ah, jer kaže se da je istakla upravo unutrašnju utrobu, tu unutrašnji deo Napulja. Il pulito e lo sporco. Čisto i prljavo. Toči i prljavo. Il lusso e la povertà. Luxus e siromaštvo. Però in Serao troviamo intatto. Ali con te spisateljice, con spisateljice Serao nalazimo netaknuto. Il pittoresco e la solarità. Šarenilo, la cartolina di un popolo naroda, che vede nel sole vidi, come risulta dalle canzoni il suo unico imperatore il mare al contrario è quello del golfo che dovrebbe bagnare Napoli e tutti i napoletani. More se odnosi na città, more e zaliva koje u suštini zapljuskuje ceo zaliv i sve italijane, Napoli. Ma rappresenta un mondo positivo che appartiene solo ad una parte della città. Ali predstavlja pozitivan svet koji se odnosi samo na jedan deo grada. La rappresentazione della città, per esempio, io analizzerò due autori che hanno analizzato di Napoli.
soltanto la parte medievale, quella che è lì contrassegnata come in arancione. Pur conoscendo la parte che invece è contrassegnata in azzurro. E questa è una scelta ideologica. Perché sia Antonio Ranieri che Matilde Serao non sono stati indulgenti, non hanno l'indulgenza è quando dare delle delle giustificazioni ad una città che non si pone di fronte ai propri problemi. Perché a Napoli c'è una differenza tra la parte alta abitata dalla borghesia, dagli intellettuali, e la parte bassa, abitata dal popolo. E solo dall'alto si vede il mare. Perché dalle strade del ventre, dalle strade del centro, il mare non si vede. Realmente così. Il mare non si vede. Dei due autori, Antonio Ranieri, amico di Giacomo Leopardi. Antonio Ranieri è più prieto di Giacomo Leopardi. Nel 1836 ha scritto in anticipo anche su Dickens, un romanzo di denuncia ambientato proprio a Napoli, di denuncia sociale. Intitolato Ginevra o l'orfana dell'Annunziata, l'orfanotrofio. Ginevra o l'orfana dell'Annunziata, è un orfanotrofio. L'orfana, quella che non ha più genitori, si è sposta senza padre e senza madre. Si roccia. La seconda scrittrice è Anna Maria Ortese, che pur se non è nata a Napoli, ha vissuto a Napoli, è morta nel 1998. Anna Maria Ortese. 98. Si reputava napoletana per d'adozione. Ona se smatra di sebe iz Napoli, poi izbor. Nel 1953 la Ortese pubblicò una raccolta di novelle intitolate efficacemente Il mare non bagna Napoli. L'Ortese è obbiabile, è un spirito novella che è una impressionante, che si chiama More ne zapiusco in Napoli, che fu pubblicata in prima edizione con una prefazione di Elio Vittorini. Il primo esame è stato fatto da Elio Vittorini. Alla scrittrice Anna Maria Ortese non è stata mai perdonata fino al 1994 per aver scritto e per avere quelle novelle e per aver dato a quelle novelle quel titolo. Fu accusata di non amare Napoli. E appunto gli studiosi, non a caso non napoletani, hanno cominciato a studiare Anna Maria Ortese a 40 anni dalla prima uscita del Mare non bagna Napoli. E l'editore della Ortese è Adelphi, non è un autore. Ortesi Alberti, erano
Nella narrativa sia di Antonio Ranieri che della Ortese esistono dei punti di contatto, anche se hanno scritto a distanza di tanti anni l'uno dall'altro. Anna Maria Ortese è stata messa da parte, dimenticata. Anna Maria Ortese è bila usustinisa posta di nostra. Sì, sì, da parte degli studiosi, degli intellettuali, dei suoi stessi amici. Invece in un contesto storico diverso, che era il contesto dei primi dell'Ottocento. L'ultimo gruppo di storici con contesto, tutto questo, però vi decenni dell'Ottocento. Sì, sì, dell'Ottocento. Antonio Ranieri fu censurato, il romanzo di Antonio Ranieri fu censurato, fu bruciato, letteralmente. Roma di Antonio Ranieri e Bia Censuri Santi buffano su ca... stavi degli uni, batti. E la prima edizione del romanzo fu pubblicata a Capolago. Proprio in Svizzera. In Svizzera. Ovviamente in Svizzera, su Capolago. Nel 1839. Perché Antonio Ranieri viene accusato di aver denunciato i mali dell'orfanotrofio e delle istituzioni napoletane. Antonio Ranieri è obtusivi da uno governo losce o istituzia, ma io sirotisti manabile. E di aver rappresentato una città buia, labirintica, presso Napoli il Tamangrad un labirinto ed oppressiva. Oppressiva. In un altro personaggio di Antonio Ranieri, un personaggio che è a metà tra la storia e l'invenzione. Antonio Ranieri a cui analisi ismeggiù definisce Napoli come una città chiusa tra le definisce Napoli causato Ranigrad tra il mare e il monte ismeggiù mora i pani. In questa città oppressiva che non conosce il mare, una bambina, Ginevra, vive una vita di sopraffazione, di maltrattamento. Ranieri finge di aver trovato il manoscritto di Ginevra. Ranieri usustini izmišlja tu namerno kaže da je pronašao rukopis Ginevre, što nije tačno. Che è morta nelle catacombe. Poi è umbra, quindi sottoterra. E lo fa tradurre Idaida se prevede in tedesco. Na nemački. Perché in Germania si sono accorti che è importante conoscere questa esperienza. Jer u Nemačkoj su otkrili da je važno saznati nešto o tom iskustvu, o tom iskustvu. Questo romanzo documenta la vita difficile degli orfani di Napoli. Ovaj roman svedoci o teškom životu siročadi u Napolju. Ma per la prima volta dipinge rappresenta Napoli in una maniera diversa. Ali prvi put predstavlja Napoli na jedan drugačiji način. Una città, quella di Ranieri, che non conosce il sole, non conosce il mare. Ranieri è grata, Ranieri è Napoli, è grata che ne poznaje sunce, ne poznaje more. Non conosce l'amore delle mamme. Ne poznaje ljubav majki. E non conosce giustificazione. I ne poznaje opravdanje. Perché la città di Ranieri, la protagonista del romanzo, vede Napoli dal di dentro, non dal mare. Romana, Ginevra, vidi Napoli snutra, né samora. Walter Benjamin aveva detto che guardando Napoli dal mare
così come nelle cartoline, è facile amare Napoli. Cioè, volte bene nel mio ecco, che ti vede a Napoli, si amora, tacco cacco in Arabia, ma l'acqua è onda vuole di Napoli. Questa è una rappresentazione da cartolina di Napoli. Ma la protagonista del romanzo di Ranieri vive nella zona interna di Napoli, quindi non ha mai questa visione. Un altro cesti in Napoli, un altro cesti grada, znaczy nie ma tak povertaku visi in Napoli. E quindi la città di Ranieri è un po' come la Parigi di Benjamin, che è tutto in ghiotte. Daniele Napoli provocò Benjamin of Paris, una città ghiotta. Perché la città in cui vive Ginevra è una città che conosce soltanto gli edifici dell'oppressione borbonica. Grado come vivi Ginevra e grado come se vide Stagna oppressie, proprio che oppressie. Edifici enormi, mastodontici. Bellica, ora ma in Dania. Uno di questo è il periodo in cui Ferdinando Fuga, il grande architetto, disegna l'albergo dei poveri. Questo è un periodo come Ferdinando Fuga, il giovane architetto, che ha progettato hotel siromaschi. Questa è la facciata. Questa è la facciata come si vede oggi. Questo è il disegno di Fuga, quello in basso, e invece in alto a sinistra quello che è la visione dall'alto. In questo albergo dove Ginevra vive per un periodo della sua vita, un hotel come Ginevra vive viene della sua vita, dovevano essere, come dire, raccolti, o accolti, ma più raccolti, tutti i poveri del regno. Sui tre portali c'è l'iscrizione in latino. Il portale posto in latinsco e in latinsco. Magnum totius regni pauperum hospitium, cioè questo, Magnum totius regni pauperum hospitium. Questo doveva essere l'ospizio per tutti i poveri del regno. Il grande sirotiste za sve siromašne ukraljevstvo. Questo è solo un esempio di quelli che sono gli edifici che opprimono Ginevra. To je samo jedan od primjera zdanja koji guše na neki način Ginevru. Perché poi ci sono i vecchi edifici come sono delle chiese e poi altri edifici, ma in questo momento ma i drugi zdanja kao što su recimo stare crkve. Non possiamo soffermarci su questo. Per tirare le somme su questa rappresentazione, quello di Ranieri quindi è uno spazio labirintico. Znači, mogli bismo da kažemo da je taj prostor na koji se odnosi Ranieri u suštini labirintski prostor. Sia all'interno degli edifici che all'esterno nella città. I unutar, znači unutar sami zdanja, kao i vani, znači u gradu. Ci sono luoghi bui, vicoli o corridoi. Posto è tanna mesta, kao što su ulicice, fornici, corridoi. E quindi Ginevra è oppressa dalla città. E Ginevra è, znači, potištena, ona è opprimirana, nju grad tišti. In tutto il romanzo non c'è mai il colore. Il romanzo non c'è mai boia. Soltanto una volta. Ma una soltanto, Ginevra parla di un colore. Ed è il colore turchino. L'azzurro. Azzurro. Che è quello del vestito della suora che l'aiuta. E soltanto per una volta in questo stesso brano Ginevra descrive il mare, perché è quella l'unica volta in cui l'ha visto. Ginevra ha visto il mare. Sì, l'unica volta. Come vedi il mare?
Tanto fino a questo momento, fino alla descrizione del mare che vede da una finestra, il mare diviene soltanto metafora di, del male. Mare e more è solo metafora zla. Perché Ginevra parla di oceano di dolore. Ginevra govori oceano boli. O primo mare di dolore. Ili kao prvo more boli. Quindi il mare è paragonato alla vastità del dolore. Il mare vuole. Znaczy, more è, se questo vece è sa cirino, znaczy prostrato un po'. Soltanto una volta Ginevra vede il mare e deve salire al terzo siamo piano. Ginevra vede siamo ieri un more e tad more da se po'. E vede le onde placide e turchinissime, azzurrissime del golfo. I vidi talasse mirne e turchisne talasse saliva. Prima di questa di questo brano Ginevra non ha mai conosciuto il mare, non l'aveva mai visto. Un romanzo che detto della roman Ginevra mie mica di dell'amore. Questo è il momento in cui Ginevra inizia a studiare. Inizia a leggere un trattato di geografia, di astronomia. Da, trattato geografico, astronomia. Molto probabilmente questo è il trattato che lo stesso Giacomo Leopardi scrisse quando era, aveva scritto da giovane. Sì, molto probabilmente. No, no, questo molto probabilmente nella finzione romanzesca Ginevra legge il romanzo di Leopardi. Ho trattato poi Epissa o Giacomo Leopardi. E per la prima volta, e per la prima volta amplia la sua visione del mondo. Ginevra, dopo aver letto questo trattato, amplia la sua visione del mondo. E quindi il mare non è più soltanto dolore, ma è estensione. E sente per la prima volta in, in questo passaggio Ginevra per la prima volta parla del, di odori, di profumi. Fantastica e addirittura riesce a vedere il Bosforo, immagina il Bosforo. Quindi la contrapposizione tra l'alto e il basso. Grazie allo studio Ginevra riesce a salire, quindi si solleva. E vede il mare. Un'altra, un altro esempio, passiamo all'Ortese. Anna Maria Ortese. Nella prima novella nella prima novella del, della raccolta Il mare non bagna Napoli. Che è scritto è quasi un secolo dopo Ranieri. C'è una bambina, Eugenia, che per la prima volta vede il mare salendo anche lei in alto. Perché il mare non è la quotidianità di chi vive nei bassi. Di chi vive nei vicoli. Non si vede il mare da qui. Guardate se nevi di more. Quindi noi abbiamo due rappresentazioni molto, molto simili di due abitanti, due donne. De presta de oma slicne, piuttosto de presta de gene. Che sono figlie di Napoli. Questo cerca Napoli. Ma non conoscono il mare. Rogine di Napoli, alle ne pose il more. Quel mare che invece è legato sempre nelle rappresentazioni di Napoli. Perché come scrisse la Ortese in un'altra novella, era sicura, la Ortese scrive, ero sicura che nessuno
di quelli che abitavano in quei bassi, in quei vicoli, avesse mai visto il mare. Bila sam sigurna, kaže Ortezida, niko ko je stanovao u tim uličicama, u tom donjem delu Napolja, nije nikad vidio more. La Ortez, soltanto un altro riferimento a un posto che viene un altro punto di contatto tra Ranieri e la Ortese. Da se ne dovežemo na još jednu zajedničku tačku između Ranieri e Ortese. Il riferimento ad un'altra opera di Fuga, che questa volta c'è nella Ortese. To je asociacija na jedno drugo arhitekčarsko delo Fuge. Di Fuga, che sono i granili, quest'opera, questa rappresentazione, i granili, cioè che sorsero questa costruzione enorme, che sorse a ridosso del mare, del lungomare. No, l'hanno distrutto i granili, non ci sono più, l'hanno buttato a terra. E la struttura è molto simile a quella dell'albergo dei poveri. Strutture incompiute che hanno rappresentato a Napoli l'albergo dei poveri, c'è ancora. I granili sono stati abbattuti, ma hanno rappresentato un punto di raccolta per coloro che, come dire, i poveri, per l'albergo dei poveri, coloro che invece non avevano casa, gli sfollati, nei granili. Ah, per essere le sustezze, cioè, hotel siromašni za siromašne, a granili za beskućnike. Quindi sia in Anna Maria Ortese che in Ranieri, noi, e chiudo, io delo Anna Maria Ortese, caro io delo Ranieri, abbiamo appunto una contrapposizione tra il mare, quello in azzurro, tutto ciò che era e il ventre, i utrobe, perché il mare rappresenta la libertà, mare presta gli asfobodi, e invece nel ventre i protagonisti, le protagoniste anzi, di Ranieri e di Ortese vivono la costrizione, sono bloccate. Il mare rappresenta lo spazio, e loro invece, i protagonisti, sono rinchiuse. Il mare rappresenta l'aria. Loro sono, le due protagoniste sono oppresse, sono oppresse da questi palazzi enormi, da queste costruzioni altissime, incompiute, e che sono i palazzi del potere, voluti dal potere. Il mare è azzurro, è colore, e invece il ventre rappresenta il buio, l'oscurità, il vicolo. Il mare è acqua, acqua pulita, mentre invece il ventre è la lava, che a Napoli la lava non è soltanto la lava del vulcano, ma è anche l'acqua, l'acqua di scarico, l'acqua delle piogge. Quello che dà il nome ad una via che esiste ancora a Napoli e che è il Lavinaio, via del Lavinaio, dove si raccolgono tutte queste acque. Questa è la cartina di oggi di Napoli, e vedete una cartina di Google. Questo è il mare in basso. E appena si va nel ventre, nella parte interna, c'è appunto questa strada del Lavinaio. Lavinaio. Lava, acqua sporca. Quindi non, i protagonisti, cioè i napoletani che vivono nel ventre, non conoscono l'acqua del mare, ma conoscono l'acqua della lava.
Questa è una visione molto differente rispetto a quella di chi invece, come per esempio la Capria, che accusò la Ortese, Raffaele la Capria. La Capria. La Capria. Raffaele la Capria. Tucci Ortese. Il quale disse che Raffaele la Capria accusò la Ortese di non amare Napoli, lui disse che invece la sua Napoli è bagnata dal mare. Raffaele la Capria Tucci Ortese dei record da non a Napoli e Napoli, rinnego Napoli prosa plusque more. Ma la Capria aveva sempre vissuto in questo palazzo, oppure con, intorno a questo palazzo, che non a caso, che è il palazzo Donnanna. Questo è palazzo Donnanna, e che questo palazzo si trova non a caso in questa zona, nella zona che appunto vede il mare, nella zona che gode della vista del mare. E quindi la sua rappresentazione è la rappresentazione della parte dei napoletani che non vogliono denunciare fino in fondo i mali della città. Napoli upravo predstava onog dela stanovništva Napolja koji ne želi da optužuje negativne aspekte Napolja. Perché in fondo loro conoscono la parte migliore della città di Napoli. Ed è quella la parte che vogliono far conoscere. La Napoli della cartolina, la Napoli della pizza, la Napoli di Pulcinella, e non la Napoli dei problemi del ventre di Napoli. Napoli mi fermo qua.